Renzo Pini, pediatra, interviene oggi al convegno organizzato da ECI su celiachia e gluten sensitivity. Dunque, appunto, si sa che la malattia della celiachia insorge già in tenera età. Quali sono i metodi per diagnosticarla sin da subito, quindi evitare problemi? Ma allora, innanzitutto bisogna sospettarla dal punto di vista clinico oppure perché c'è un familiare che ha una malattia analoga. Poi ci sono dei metodi diagnostici che si basano su dei prelievi del sangue. In alcuni casi questi, insieme al test genetico, che è sempre un prelievo del sangue, possono, in relazione a determinate condizioni dei referti che abbiamo, essere sufficienti per fare una diagnosi. In alcuni casi ancora dobbiamo effettuare invece una biopsia intestinale, che viene effettuata attraverso un percorso endoscopico, attraverso una gastroscopia. In caso la diagnosi sia positiva, come si interviene? Qual è l'unico metodo, insomma, diciamo? Ma allora, per i bambini ancora più che per gli adulti, la terapia è la dieta. Quindi non è che abbiamo tanti percorsi ancora da poter proporre ad una famiglia in cui il bambino è stato diagnosticato con certezza. La cosa importante è che, dal momento che qui non si tratta soltanto di guarire un intestino, ma di guarire un individuo in sviluppo, la dieta rappresenta anche il termine con cui questo bambino completerà il suo sviluppo, diventerà un adulto realizzando tutto il suo potenziale. Quindi in questo caso la dieta ha una valenza estremamente importante anche per la crescita rispetto a soltanto le problematiche intestinali. Partecipata al Gluten Free Expo di Rimini, la tavola rotonda su celiachia e gluten sensitivity, organizzata dall'Associazione Italiana Celiachia, è aperta alle domande del pubblico. Alla tavola rotonda, dopo i saluti del presidente AIC Emilia Romagna Davide Trombetta, sono intervenuti il professor Umberto Volta, il dottor Renzo Pini, la dottoressa Laura Viola, la dottoressa Silvia Conti e la dottoressa Michela Rizzardi. In particolare, i dottori Viola e Pini si sono occupati dell'aspetto pediatrico del problema.